Stefano Borghini, architetto del Parco Archeologico del Colosseo per Affari Italiani. Siamo al Forum dell'Economia Digitale, dove oggi avete presentato un prodotto di tecnologia virtuale e immersiva sulla Domus Aurea. Sì, esatto. Per la prima volta in un sito di importanza archeologica e storico-artistica di grande rilevanza come la Domus Aurea è stata importata una vera e propria realtà virtuale, 25 sedute all'interno del quale sono contenuti degli Oculus e delle workstation di grande potenza che permettono di vedere, di realizzare una ricostruzione della Domus Aurea all'età neroniana. Si tratta di un prodotto particolarmente impattante sul grande pubblico perché chiaramente sceglie, come dire, la via dell'emozione, dell'emotività per arrivare alla conoscenza e quindi cerca di sfruttare i canali che sono tipici diciamo della ricostruzione, della possibilità di rivedere, di ripercorrere una ipotesi ricostruttiva della Domus Aurea per incontrare il pubblico nella sua richiesta più essenziale, diciamo. Certo. Quindi la tecnologia al servizio dell'immaginazione, della possibilità di entrare in un luogo storico che non esiste più da secoli in un modo del tutto realistico. In un modo assolutamente realistico. Le persone a volte si chinano per toccare l'erba o per avvicinarsi ai marmi ed hanno veramente la sensazione di trovarsi nei luoghi attraversati in qualche modo da Nerone nel 64 d.C. Quindi è veramente qualcosa di molto impattante che, come dire, costituisce anche uno strumento di ricerca perché permette agli studiosi di verificare, di studiare le ipotesi, la ricerca, di far avanzare in qualche modo la ricerca, oltre che l'aspetto meramente divulgativo che invece è quello che interessa il grande pubblico.